Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto coi funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono parmigiano, scalogno, funghi surgelati o freschi, riso di tipo carnaroli, burro, olio, vino bianco, acqua, dado vegetale fatto con il Bimby, sale, pepe e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano. E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Trasferiamo il parmigiano da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettiamo lo scalogno o se preferite la cipolla. La facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo la cipolla sul fondo del boccale, aggiungiamo l'olio. Chiudiamo con il coperchio il misurino. E facciamo insaporire la cipolla per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riuniamo un po' sul fondo del boccale, aggiungiamo i funghi. E li facciamo cuocere per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo il riso. Lo facciamo tostare per 3 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità soft. Dal forno del coperchio aggiungiamo il vino e lo facciamo sfumare per 2 minuti, 100 gradi. Antiorario, velocità soft, senza il misurino. Adesso aggiungiamo il pepe, il sale, e il dado vegetale che abbiamo fatto con il Bimby. Versiamo l'acqua. Con l'aiuto della spatola mescoliamo bene a fondo per evitare che durante la cottura si attacchi il riso sul fondo del boccale. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Al posto del misurino posizioniamo il cestello e facciamo cuocere per 13 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità soft. Mescoliamo un po' con la spatola. Verifichiamo se, secondo il nostro gusto, il riso è cotto. Trasferiamolo in una risottiera e mantechiamolo con il burro e il parmigiano. Il risotto è pronto, abbiamo spolverizzato con il prezzemolo tritato,
Andiamo a impiattare. Risotto ai funghi. Grazie e alla prossima ricetta.